finte convinzioni, coperti con vesti di idee altrui, nati bagnati da un liquame ideologico e non biologico. Già dal primo pianto in questo mondo ci viene detto chi siamo, maschio o femmina, occidentale o orientale, fortunato o sfortunato, ricco o povero, destinato a grandi cose o senza futuro. Già dal primo respiro non abbiamo il tempo di capire e scoprire chi siamo, nati sotto la stella di Cristo o di Allah, testardi perché di un segno rispetto ad un altro, con gli occhi della zentivatica, quindi avremo un caratteraccio, e così via. Tuttavia, non ci insegnano da subito dello scorrere imperturbabile del tempo e di quanto esso sia prezioso per scoprire, guardare, analizzare, conoscere e comprendere. Ci viene insegnato come vivere in un acquario apparentemente perfetto, ben pulito, curato e lucidato a dovere, e a mangiare ciò che arriva dall'alto senza doversi chiedere alcunché. E poi ci viene insegnato ad amare. Ma com'è possibile amare se non si è arrivati a comprendere l'universalità e l'uguaglianza che esiste nell'amore? Se non sappiamo spogliarci da quelle vesti, come possiamo sapere cosa possiamo dare? Abbiamo bisogno di scollegarci da questo terreno inquinato, di smettere di camminare in bilico sulle uova putrefatte. Bisogna romperne una e creare un nuovo spiraglio di luce, guardarlo e imparare da lui. Bisogna essere senza chiedere, senza avere, solo e senza incoerente, in grado di cambiare, mutare, imparare. Siamo tutti e senza. E solo quando torneremo a sapere di esserlo, sapremo amare indiscriminatamente.
vedere le maschere. E Simone Bizantino, oltre ad occuparsi della programmazione musicale e dei DJ set, ha portato qui al Mix questo fantastico gruppo di danza. Grazie a tutti, qua. Buonasera a tutti! Io sono Paolo Camilli e benvenuti alla 34esima edizione del Festival Mix di Milano di cinema gay lesbico e queer culture! Cioè, sappiamo tutti che anno è questo, siamo partiti proprio non male, di più abbiamo rischiato la terza guerra mondiale, che un meteorite anche si schiantasse sulla terra, la pandemia ce la siamo vissuta con lockdown, poi anche le cavallette, l'ape assassina e Angela di Mondello pure, quindi ragazzi veramente un anno bestiale. Ma nonostante questo noi sappiamo che per organizzare un festival ci sono sempre delle difficoltà. Quest'anno le difficoltà sono raddoppiate, forse anche triplicate, ma nonostante tutto, se stasera e nei prossimi giorni potrete godere di ottimo cinema, di spettacolo e di eventi ricchissimi, è grazie al lavoro intenso di un gruppo di persone che non vedete adesso qui fisicamente perché sono dietro di me, tra di voi, attorno a voi, ma che hanno realizzato tutto questo anche quest'anno. Quindi io, bando alle ciance, voglio presentarvi la testa d'ariete di questa macchina d'amore, non di guerra, ma d'amore, e quindi vi presento la direttrice e i direttori del Festival Mix di Milano, Deborah Guma, Paolo Argelli e Andrea. Le prime parole con cui, come direzione artistica, volevamo accogliervi stasera dovevano essere altre. Ma ora quelle parole dovranno aspettare e cedere il posto a una cosa più importante. Queste mascherine che ci vedete indosso, così luccicanti, dovevano essere un simbolo di gioia e orgoglio. Dovevano essere un regalo che avevo pensato per Paolo e Deborah, no? Poi ci siamo chiesti se non fosse rispettoso indossarle mentre dedichiamo questo festival a una donna uccisa per la transfobia. Ma la nostra risposta è stata che no, non è rispettoso. È una dichiarazione dovuta in nome di Maria Paola Gaglione e di tutte le persone vittime di violenza e discriminazione verbale e fisica. Non smetteremo mai di indossare la nostra gioia e il nostro orgoglio. Nessuna discriminazione. Nessuna violenza avrà mai la meglio su quello che siamo e chi non ci crede se ne faccia una ragione. Sono accadimenti come questo che ci ricordano che purtroppo l'omo, lesbo, bi, transfobia è tutt'altro che un ricordo del passato. Per questo sono anche eventi che fanno appello a una qualità forte, purtroppo direi, della nostra comunità, una caratteristica che ha anche un valore però, e che quest'anno ci ha spinto, noi e voi, di nuovo qui, la resilienza. Noi qui dovevamo esserci, tutti e tutte insieme, e infatti qui siamo, insieme, come sempre, in maniera diversa da sempre. Sappiate che questa sera abbiamo fatto sold out e che avete esaurito tutti i posti disponibili, erano pochi i posti disponibili per le norme anti-Covid. Grazie. Sappiamo anche che, nonostante questo, ci troviamo in un teatro che potrebbe sembrare mezzo vuoto. Noi però scegliamo di vederlo mezzo pieno. Perché così è, spero che anche voi possiate vederla così e vi ringrazio e vi ringraziamo ancora di esserci.
Sì, veramente grazie, grazie di essere qui a dimostrare ancora una volta con noi che amare insieme non può far altro che amplificare l'amore. Un'idea che è stata il fulcro intorno al quale è nata questa edizione del festival, fin proprio dalle prime riunioni che abbiamo fatto per pensarlo. Il nostro claim storico, More Love, che nell'anno dell'isolamento e della separazione poteva facilmente diventare un concetto più piccolo, è diventato invece molto più grande. Si è trasformato in quello che è il claim di quest'anno, appunto, Love Together, cioè nella certezza che l'insieme è più della somma delle sue singole parti e che le nostre battaglie diventano ancora più grandi, se unite a quelle degli altri. E quindi per questo, davvero, per questa unione, per questa unità che ci dimostrate, grazie davvero per essere qui. Stasera la nostra gratitudine, oltre che a voi, chi in sala, chi a casa, va anche a qualcun altro. Quest'anno, nonostante le difficoltà economiche che in un modo o nell'altro tutti ci troviamo ad affrontare, noi abbiamo avuto un bellissimo regalo. Si è fatto avanti un donatore privato, è un membro della nostra comunità, lo sottolineo, della comunità LGBTQI+, che desidera rimanere anonimo e ci è solo autorizzato a comunicare il suo nome di battesimo. Si chiama Marcello. C'è stato uno scambio di email tra me e lui, e quando lui ha captato che c'erano delle difficoltà, perché poi, come dire, noi condividiamo momenti di gioia ma anche momenti di difficoltà, no, con il nostro pubblico, lui si è subito offerto di supportarci con una importante donazione. La parte però più bella non sta tanto nell'aspetto economico, per noi fondamentale, per tutti voi, se no non saremmo qua, ma in quello che ci ha detto, la motivazione che ha dato. Lui ci ha tenuto a dire che voleva restituire al festival un po' di quello che aveva ricevuto negli anni passati, e questo per noi è stato un regalo grandissimo, perché chiaramente se in qualche modo abbiamo contribuito, ci piace pensare così, no? A rischio di essere un po' presuntuosi, abbiamo contribuito a un percorso di successo, ma non inteso in senso economico, ma di presa di consapevolezza di sé, no? Del proprio percorso, di quello che questa persona voleva fare e ottenere nella vita, vuol dire che quello che facciamo qua ogni anno ha un valore veramente alto, perché poi questo è l'obiettivo che noi ci poniamo, no? Di ispirare, fosse anche solo una persona di voi in sala, per un percorso migliore, alla ricerca di una felicità più grande. Questo è l'obiettivo che ci poniamo con i film, i documentari che selezioniamo ogni anno. Quindi grazie ancora a Marcello per il tuo aiuto e per permetterci di essere qua quest'anno, e chissà, magari il prossimo anno, oltre ai nostri sponsor, ci sarà ancora un donatore privato che vorrà sostenerci così generosamente. Ma ora, visto che il Mix è anche un luogo di celebrazione, ed è giusto che sia così, e visto che abbiamo uno sponsor che ci ha generosamente, come dire, rifornito di alcol, direi di sfruttare l'occasione. Noi qua possiamo, voi no, lì, per, come dire, le questioni inerenti al detto Covid, potete togliere la mascherina, però noi, Deborah e Paolo, facciamo un brindisi adesso e chiamiamo qua anche Paolo. Dove sei, Paolo? Eccomi qua. Eccoci qua. Eccola qua. Bene, siamo pronti, io ho già aperto questo cicchettino, a stomaco vuoto tra l'altro. È l'effetto migliore, perché capisci che va subito in circolo. Quindi, a tutti voi, grazie. Selfie vuole. Esatto, aspettate. Volo, selfie, con la fiatella, ok. Ci siamo. Pronti? Distanza di sicurezza. Distanza di sicurezza, Paolo. Ok. Perfetto, vado pubblicata. Ciao, fantastico. Ci siete anche voi nella foto. Bene, adesso ci siamo incartati. No. Siamo persi.
fatto... prossimo sponsor d'acqua, mi raccomando. Abbiamo già fatto dei ringraziamenti, ma naturalmente quello che viene adesso è veramente importante assieme agli altri. Nessuno dei nostri sforzi e delle nostre intenzioni avrebbe avuto seguito senza l'aiuto e il sostegno che il Festival Mix ha ricevuto quest'anno in particolare. Sì, vogliamo subito dire grazie al Piccolo Teatro, questa casa bellissima che ci ospita ormai da tanto tempo, tanti anni, a tutto il suo staff, i grandi professionisti e in particolare a Mara Milanesi, che non vedo ma sta sicuramente qua in giro. Grazie perché ti fai sempre in quattro per noi, lo apprezziamo tanto. Ti vogliamo bene e ce ne vuoi anche tu. Grazie Mara. Così come la nostra gratitudine va al Comune di Milano e in particolare all'assessore alla cultura Filippo Del Corno. Non ci fa mancare un supporto e un'amicizia preziosissimi che mai manca di portarci di persona. L'assessore Del Corno è come sempre qui con noi questa sera e lo invitiamo qui a raggiungerci sul palco. Buonasera, buonasera a tutti, vi porto il saluto del sindaco Sala e tutta l'amministrazione comunale, siccome rappresento la città, in realtà il saluto è della città di Milano. Credo che il Festival Mix sia uno dei motivi di orgoglio della nostra città per quanto riguarda la pluralità e ricchezza della sua offerta culturale, per quanto riguarda anche la qualità della sua programmazione. Quindi grazie al Festival Mix non soltanto riconosciamo un'importantissima presenza di comunità, ma abbiamo anche la possibilità di conoscere, di vedere film e produzioni che arrivano da tutto il mondo di grandissimo valore e di grandissima qualità. L'anno è molto particolare, è già stato sottolineato dagli interventi precedenti, ma io vorrei soltanto chiedere a tutti noi di accompagnare la ripresa delle attività culturali con cautela e con fiducia. Cautela perché è evidente che il fenomeno globale della pandemia è tuttora in corso e che le misure di contenimento che stiamo portando avanti sono assolutamente necessarie, e tanto più è responsabile il nostro comportamento individuale, tanto più il destino collettivo sarà quello appunto di un progressivo contenimento della pandemia. Però al tempo stesso con fiducia perché i teatri, i luoghi della cultura oggi sono i luoghi più sicuri che si possano immaginare. Tutte le persone che gestiscono teatri, cinema, musei, biblioteche hanno attivato in questo periodo dei protocolli di sicurezza tali da garantire a tutti noi appunto grande sicurezza nel momento in cui condividiamo l'esperienza di vedere un film o assistere a uno spettacolo teatrale o visitare una mostra o un museo. Questa fiducia, che è anche una corrente di fiducia reciproca perché si basa anche sul fatto che i comportamenti di coloro che frequentano questi luoghi sono appunto comportamenti consapevoli e responsabili, ci permette di attribuire una vera missione alla cultura, che è quella di praticare il riavvicinamento sociale. Continuiamo a mantenere il distanziamento fisico perché questo ci viene richiesto giustamente, anzi caldamente consigliato dall'evidenza medico-scientifica, ma dobbiamo iniziare a praticare il riavvicinamento sociale, e non c'è migliore forma di riavvicinamento sociale che appunto l'esperienza di condivisione che possiamo fare nei momenti in cui assistiamo insieme, sia pure distanziati ma insieme, i nostri corpi, le nostre menti, appunto alla visione di un film o all'ascolto di un concerto o appunto uno spettacolo teatrale. Tutto questo sta avvenendo nella nostra città, è iniziato a avvenire con grande attenzione in estate durante il programma Aria di Cultura e ora sta andando avanti, riprendendo anche alcune tradizioni, e gli spostamenti e gli slittamenti di calendario che vediamo sono in realtà segnali estremamente virtuosi e positivi di un ritorno alla normalità, che è una normalità condizionata, ma che fa sì che appunto Milano non potrebbe essere Milano senza la sua edizione del Festival Mix, senza questa 34esima, anche se in settembre anziché in giugno, e nell'aspettativa e nell'auspicio che tutti abbiamo che anche il calendario riprenda la sua normalità, che la 35esima edizione del Festival Mix abbia luogo nella sua collocazione tradizionale dal punto di vista del calendario. Credo che questo sia l'aspetto più importante, quello a cui prima accennavo del riavvicinamento sociale. Mi sembra che la serata di oggi, il fatto di avere comunque esaurito le sedute disponibili,
sia la migliore dimostrazione di questo riavvicinamento è appunto una tappa del nostro cammino che faremo insieme. Grazie, grazie soprattutto. Grazie soprattutto a loro che oltre a caricarsi il peso della direzione artistica del Festival Bix e delle sue caratteristiche organizzative, che appunto insieme a una squadra che senz'altro sa lavorare al meglio, hanno anche l'attenzione e io credo il segno molto civile di confrontarsi con l'amministrazione rispetto al percorso che si vuole fare, in maniera davvero di camminare sempre insieme, e in questi anni penso di avere fatto molta strada insieme grazie a loro. Quindi buon festival a tutti. Sì, lo so che lei normalmente a questo punto se ne va. No, io rimango, stasera rimango. No, lo so che lei quando può vede il film, no, dico se ne vado al parco. Però se non le dispiace rimanere ancora un attimino, avevo bisogno di lei per un momento. Dunque, quanti siamo? C'è Andrea, sono io, c'è Paolo, manca Rafael. Manca una persona importante, sì. Ecco Rafael. Colonna storica del Festival Bix Milano, il responsabile della programmazione Raffaele Maniglia. Facciamogli, ho trovato alla napoletana, che vergogna, facciamogli un applauso come si deve, perché il lavoro di Raffaele è questo film e tu lo faresti. E l'ha detto anche l'assessore prima, abbiamo capito un po' tutti, questo 2020 è un anno davvero speciale, è un anno che sfida ognuno e ognuna di noi a immaginare nuovi modi di vivere le nostre vite, la nostra quotidianità e anche la cultura. Un anno che ci sfida a costruire nuovi modi di stare insieme. L'assessore è terrorizzato. È un anno che ci chiede con forza di entrare in contatto con la nostra creatività. Per questo, proprio in quest'anno così speciale, abbiamo deciso di attribuire uno speciale premio More Love a una persona che ha saputo mettere la propria ricca, profonda creatività a servizio della collettività. Qualcuno che è la dimostrazione che l'arte non è inutile, che la cultura non è inutile, che la creatività è sempre necessaria, perché può mostrarci mondi possibili, mondi non solo sognabili, ma realizzabili. Del piccolo vantaggio che potete avere appunto nel domani spicciolo, ma pensate su prospettive ampie, fate viaggiare il vostro sguardo oltre il domani. Grazie davvero, sono molto imbarazzato perché
Sorpresa. No, sono sorpreso e mi sembra quasi di trovarmi più a Pyongyang che a Milano. Un omaggio un po' coreano, ma al di là degli scherzi, davvero grazie per, grazie per questo premio che sono molto felice di ricevere. E grazie davvero per il pensiero, perché è un pensiero sincero, quindi lo apprezzo moltissimo. Grazie davvero. Antonella, Lori, sono tante le persone che ci piacerebbe ringraziare. Fare un festival in una città come Milano richiede ovviamente il favore, diciamo così, dell'assessore Filippo Del Corno e anche il lavoro del suo staff, per cui le ringraziamo. Alcuni di loro sono in sala, grazie. E naturalmente il nostro debito di gratitudine non finisce qui, per questo ci teniamo a ringraziare per il loro sostegno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo, l'Ambasciata del Canada, la Delegazione del Quebec e il Consolato Americano di Milano. Questa sera è appunto venuto a salutarci proprio il nuovo console per la stampa e gli affari culturali degli Stati Uniti, Anthony Deaton, che invito sul palco. Buonasera a tutti. Grazie Deborah, grazie a tutto il Mix Festival per il grande lavoro svolto per organizzare queste edizioni in condizioni senza precedenti. La creatività che avete dimostrato nel trasformare il festival in una nuova versione ibrida, riuscendo a portare avanti la sua missione di celebrare la diversity è straordinaria. E anche buonasera all'assessore Filippo Del Corno e congratulazioni per il riconoscimento del suo lavoro. È vero, sono Tony Deaton e sono il nuovo console per la stampa e la cultura del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. Così nuovo, infatti, che questo è il mio primo impegno ufficiale in Italia. Per la mia presenza qui stasera con voi. Questo è il terzo anno che il Consolato Generale ha deciso di sostenere il Mix Festival. Il nostro impegno a proteggere e difendere tutti i diritti umani, compresi quelli della comunità LGBT, rimane indiscusso. Come tutti voi, al Consolato crediamo che i diritti LGBT siano diritti umani fondamentali. Purtroppo, discriminazione e pregiudizi nei confronti della comunità LGBT ne hanno impedito il godimento di una piena giustizia sociale in tutto il mondo. È evidente che abbiamo fatto molti passi avanti, ma è altrettanto chiaro che rimane molto lavoro da fare. E per questo il Dipartimento di Stato continua a sostenere globalmente le comunità LGBT attraverso programmi di scambio e sussidi. Ogni volta che sono stati compiuti questi passi avanti, l'arte ha spesso aperto la strada al cambiamento. Il cinema in particolare, che si tratti di documentari o fiction, si è rivelato un mezzo fondamentale per raccontare le storie delle comunità LGBT che sono parte della nostra esperienza umana condivisa. Storie che hanno bisogno di essere raccontate perché rappresentano voci ed esperienze troppo spesso marginalizzate. Oggi, stasera, il Mix Festival e tutti noi dimostriamo che insieme possiamo fare in modo che queste storie, queste voci che chiedono di essere raccontate e ascoltate non vengano ignorate. E siete la prova. Siete la prova che queste storie e queste voci non possono essere ignorate e che non saranno ignorate. Grazie mille a tutti e buon festival. Grazie.
città che formidabile, no? Debora e Paolo, dopo aver salutato il console, è giunto il momento di ringraziare una new entry per noi. È vero che è stato un anno difficile per noi, ma anche per le aziende. Però ci sono aziende che crescono, continuano a crescere e che decidono, soprattutto in un momento come questo, di sostenere la comunità LGBT. Invito sul palco Carlo Chiena, Digital Retail Manager di Palsy, il nuovo partner di Festival Mix Milano. Carlo, benvenuto, prego. Anzitutto grazie da parte nostra e del nostro pubblico per aver deciso di sostenere il nostro progetto. Vorrei chiederti semplicemente per quale motivo la vostra azienda, la tua azienda, ha fatto questa scelta, perché ha scelto noi Festival Mix. Certo, intanto vi ringrazio di essere qua, non è mai scontato. Due parole rapidissime su Palsy. Palsy è il nuovo brand di vendita di energia e gas per il settore domestico, quindi per le famiglie. Siamo giovani, siamo nati da neanche un anno, festeggiamo tra poco il nostro compleanno. Siamo milanesi, la nostra casa è qui in Piazza Duomo e per noi era importantissimo dare solidarietà a questo progetto in cui crediamo molto, in un anno, come avete detto più volte, non banale. Non essere qui a festeggiare la 34esima edizione di questo festival, vedere comunque il più alto numero di persone assemblate in un solo posto che vedo da qui a 6 mesi circa, no? Quindi un risultato importante. Perché siamo qui? Perché in un'epoca in cui tutti fanno rainbow washing, no? Possiamo dire loghi arcobaleno, qualsiasi tipo di comunicazione più o meno fittizia, noi crediamo che se le parole hanno un peso, i fatti hanno un peso, abbiano un peso ancora più grande. E allora abbiamo scelto di essere qui in prima persona, di dare il nostro contributo e di portare avanti quella che è una sfida per l'inclusione che noi portiamo avanti ogni giorno. Già a giugno abbiamo lanciato la nostra Digital Parade, quindi questo evento di inclusività digitale. Mi farebbe piacere se qualcuno tra i presenti magari avesse giocato con i nostri filtri Instagram. E un'altra nostra battaglia è quella proprio di combattere lo stereotipo nella comunicazione. Siamo un servizio che si rivolge al settore domestico, come ho detto, quindi il concetto di casa, di famiglia, è quanto mai finto nella comunicazione. La nostra battaglia va anche in questo, nel dare un'idea di famiglia moderno, di famiglia che può essere scelta, di una famiglia che combatte quelli che sono gli stereotipi che vediamo tutti i giorni. Quindi Palsy, un brand che vende energia ma che vuole fare la sua parte per la città che l'ha ospitata, per eventi come questo che ci ospitano e ci danno la possibilità di raccontare. E lo avete fatto concretamente con noi, per questo vi ringraziamo. Grazie assolutamente. All'uscita vi verrà consegnato un dono offerto da Palsy, è una sacca, uno zainetto dove ci sarà un gadget e soprattutto un'offerta dedicata al pubblico del Festival Mix Milano. Solo questo. Grazie. State lì. Allora, adesso vorrei raccontarvi una storia. Una storia tratta da un fatto realmente accaduto. Siamo in una scuola, in questa scuola c'è una classe. In questa classe c'è un bambino. C'è il banco del bambino e sopra il banco del bambino l'astuccio del bambino. E nell'astuccio del bambino un mondo. Dai, su, colora bambino, dai! Oggi tocca a me, ragazzi, me lo sento, è la mia giornata. Dai, su, finisci di colorare sto cielo che poi tocca a me. Azzurro, esbrigati, dai, con sta punta! Oh, ragazzi, ve lo sto dicendo, oggi me lo sento, coloro la pelle dei genitori, tocca a me. Temperino, preparati ad abbuzzarmi per bene che tocca a me. Su, ecco, ha finito di colorare il cielo, ora prendimi, sono pronto, sono il tuo rosa, dai, su, facciamo la pelle dei tuoi genitori, prendimi! Ma come, verde?
Ma scusa bambino, ma la pelle dei tuoi la fai verde? Ma cosa sei, figlio di una coppia di rettiliani, bambino? Ma ragazzi, ma sta colorando i genitori verdi? Ma dove in castuccio sono capitato? Ragazzi, lo fate un po' vedere. Ma li sta facendo? No ragazzi, li sta facendo verdi, ma io dico, ma perché sono uscito di casa? Ah, ma aspettate però, ha disegnato anche dei fiori. No vabbè, genio, scusa, ti ho sottovalutato. No, questo bambino ha dei guizzi artistici, ragazzi. Ho capito, vuole fare i genitori verdi, ma i fiori rosa, sicuramente un prato rosa, ma cammin, dai, su che facciamo tanti fiori rosa, fiori di rosa, agita cammin, dai, su, prendimi, sono pronto, facciamo i fiori rosa, prendimi. Ma come marroni? Ma bambino, ma dove li hai visti i fiori marroni? No, vabbè ragazzi, ma siete sicuri che sto bambino non sia daltonico? Allora, cretino, ragazzi, cioè se non è daltonico è cretino sto bambino, io non me la... No, è la bambina vicina di banco del bambino, non mi fate vedere, per favore, no, nascondimi Nero, ma per favore, Giallo, vai tu, fatti prendere, no, dai, per favore, Viola, vai tu, dai, un favore ti sto chiedendo, non mi fate prendere dalla bambina, la bambina, no, basta, mamma mia, oh, ma sei fissata con Rosa, c'è tutta Rosa, figlia mia, e basta, ragazzi, io ce la faccio più, ho iniziato l'anno scolastico, ero altri 3 metri, guarda adesso, sembra un pastello a cera. Ragazzi, veramente, bambino, ma usami tu, no? Sono il tuo rosa. Chi me l'aveva detto stamattina? Pensavo fosse una giornata diversa, ragazzi. Che vero. Ragazzi, cos'è sta puzza? Celeste, sei stata tu? No, ragazzi, ma viene da fuori. Marroni, che hai colorato un prato di merda? E cazzo, fate una risata, sta stuccio se fresco con la morte, ragazzi. Dai, fatemi andare a vedere che succede qua fuori. No, no ragazzi, il bambino se l'è fatto addosso, no, un macello. No, fermi, state dietro, non uscite, per favore. Dov'è gomma? Gomma, è rimasto fuori. Stabilo! Resisti per favore! Maestra, aiuti il bambino, se l'è fatta sotto un macello, ha sporcato tutto! No ragazzi, io comunque l'ho sempre detto, i latticini sto bambino non li regge ragazzi, cioè c'è poco da fare. Ho sentito delle cose quando ero solo in cameretta con lui. Blu, mi è testimone! Blu, diglielo! Ma dei concerti che non si augurano! Ma per... Ah, sì, grazie maestra! Lo porti in bagno, lo lavi, lo profumi per bene, mi raccomando! Che... Pidella, siamo mortificati per lui, deve pulire tutto, usi la candeggina, eh? Tanta candeggina, mi raccomando! A proposito di candeggina, dov'è quel pezzo? Bianco! Le voci girano! Occhio a sparrarmi alle spalle, perché ti ricordo che tu colori solo su un cartoncino nero, quindi senza che mi prendi in giro, capito? Sto pezzo da nemico, ragazzi, ma la... entratemi dalla vista, per chi è? No, ancora la bambina, no! Oh, scimmia con ste dita! Mamma mia ragazzi, è una storchia di rosa. Io non ce la faccio veramente più. Mamma mia, io veramente... Che... Oh, mi sa che sta tornando il cavone, ragazzi. Allora, voi tranquilli, è come se non fosse successo niente. Continuiamo a colorare. Marrone, tu per oggi hai colorato abbastanza, eh? Certe sgommate fuori dai bordi! E tu fate una cazzo di risata dentro a sta astuccio, siete tristi ragazzi, siete tristi, fatemi vedere se l'hanno pulito per bene, va. No. Lo sapevo, no ragazzi, lo sapevo che era la mia giornata, era la mia... venite a vedere, guardate, gli hanno messo i pantaloni rosa ragazzi e lui li porta, che vuol dire? Vuol dire che lui mi ama e non mi odia, lui mi ama, non mi odia, lui mi ama e non mi odia. Bambina scimmia, chi è? Bianco, chi è? Ma cacchio, ma proprio adesso la campanella sul più bello. Vabbè ragazzi, niente, qua ci torna a casa, però tempo qualche ora e poi si riattacca nel pomeriggio a colorare. Non vogliamo cacci la mia giornata. Lui mi ama, non mi odia, lui mi ama, non mi odia,
Quindi sta arrivando la mamma del bambino, ragazzi. Allora, che faccio? Ci parlo io? Faccio la portavoce? Sicuri? Vabbè, dai, parlo io, ragazzi. Ah, salve mamma del bambino! Buongiorno! Allora, oggi a pranzo inviterei la Ticina, signora, perché suo figlio... No, stia tranquilla, va tutto a posto! L'hanno lavato, profumato, anzi, gli hanno anche prestato i pantaloni, perché non ce li aveva. Sì! Sono rosa, signore pantaloni! Come me, perché oggi è la mia giornata, mi ama e non mi ama. Oh, però signora, è un pochino accettabile. Perché sta gridando alla maestra? Si calmi! Allora, affrontiamo serenamente il problema. Noi tutti, qui nell'astuccio, abbiamo una prova inconfutabile che il suo figlio soffre di una forte intolleranza. Quindi, adesso, basta rivedere. Però, signora, se lei mi parla sopra... Oh, ma che una, signora! Ma dov'è il problema? Colla, temperino, ma diteglielo anche voi cosa abbiamo visto. Marrone, tu ti tocca adesso l'allenamento. Tagli la stuccetta di riserva. Ma guarda che si fa. Cosa ha detto, signora? Meglio sporco che quei pantaloni rosa. Ragazzi, cos'è rossafobia questa? Ma esiste? Cioè, magari questa è rossafobica. Ragazzi, lo preferisco che sì. Lo preferisco sporco e bagnato piuttosto che vestito da femmina. Signora, suo figlio era sporco di merda. Merda ovunque, signora! No, io vorrei essere volgare, ma quella situazione... Perché con i pantaloni rosa suo figlio diventa femmina e diventa gay? Ah, l'identità di genere va in conflitto per il rosa! Ragazzi, questa ce l'ha con me. No, ragazzi, mi sta provocando, ma non mi dà un botto di volte! No, ragazzi, non mi calmo! No, no, ridello con basso, lasciatemi stare, perché adesso, quanto è vero giotto, io salto fuori dall'astuccio e mi conficco negli occhi di stottusa e drogata del... No, vabbè ragazzi, sta tirando fuori la teoria del gender! No, vabbè, io non ce lo faccio, ma nemmeno sa cosa vuol dire gender! Signora, li stanno solo educando ad essere liberi dagli stereotipi, senza paranoie assurde! Il gioco da maschio, il gioco da femmina, colori da maschio, colori da femmina, ruoli da maschio, ruoli da femmina, ma lasciateli liberi di essere come sono e non rompete i coglioni! E allora, ragazzi, ma veramente, ma basta, signora, ma questa voce, ma veramente, basta, c'è una voce fastidiosa, signora, mi rimbomba nell'astuccio e mi urta la cronia. Cioè, io voglio sapere una cosa, quindi, secondo lei, adesso, per non vederlo in rosa e non rischiare che diventi gay, lo preferisce col culo scoperto, suo figlio? Cioè, io così per capire, perché, però, signora, se suo figlio dovesse ricominciare a cagare come un demonio, io l'avverto, per lei sarà un incubo, perché i pantaloni non ci sono, il rosa le fa schifo. Al prossimo giro ci sono solo colpelline, signora, per lei, capisce? Cioè, ma io per... No, ragazzi, non mi posso calmare, costa... Io... Avete capito? Ma io ho capito adesso per questo povero bambino, è intollerante ai latticini, si vergogna di usarmi, ragazzi, diciamolo, si vergogna di usarmi. E poi sta a vedere, brava. Brava Celeste, sta a vedere che nemmeno sarà intollerante ai latticini. Questa è l'ansia che gli mette sto mostro di mamma, lui sommatizza nell'intestino e sprat! Ragazzi, bambino, vieni qua, ascolta, tu stai tranquilla, va bene? Facciamo che adesso io mi accontento, anche se tu mi usi solo la sera, di nascosto. In camera tua, però ho un'ultima cosa, prima o poi io e te la dobbiamo vincere sta guerra contro sto mostro con le permanenti.
Grazie, bello, e quando ci si riesce succede anche qualcosa di magico, perché la risata diventa anche uno strumento potente, perché apre un varco per aprire nuove idee e nuovi anche pensieri. E del potere del far ridere ne sa qualcosa l'attrice cui quest'anno è stato attribuito il premio Queen of Comedy 2020, che, come sapete, è... No, magari aspetta, sto zitto, perché forse qualcuno non lo sa. No, non lo so, allora, non so chi lo sa e chi non lo sa. Chi lo sa, zitto, chi non lo sa, vi do un indizio. Voglio un report dettagliato sulla mia email di domattina, briefing alle 9.30. Report e briefing, perché in italiano si sente meno credibile. Lei sa che donna era Petra prima? Hanno guardato il successo. E lei lo sa che donna è Petra adesso? Per non parlare poi di certi interrogatori, Questo non è legale. Violentare una ragazza non è legale. Tutto condito da un vernacolo spettacolare. È vero che questa è la sua prima indagine? È vero che voi giornalisti non vi fate mai cazzi vostri? Ispettore, c'è un'altra vittima. 5 coltellate, date fronte a botte. Se l'hanno ammazzato, per qualcuno doveva essere importante. La domanda è, qual è la relazione che lega questi due morti? Lui le butta a terra, così, con qualcosa che ha in braccio. Ha anche dichiarato che ci sono stati dei palpeggiamenti e delle suzioni mammarie previe. Monte, ma come cazzo parla? Entro... Questo indizio, ragazzi, veramente critico. Vi vedo che brancolate nel buio, vi state chiedendo chi è questa attrice e chi è. E vi do un altro indizio tramite i nostri directors, prego. Ecco, sentite la tensione, perché si stanno domandando ma chi è? Beh, un'altra ragione per premiare questa persona misteriosa è perché quest'anno il tema del festival è appunto Love Together, e un claim così ci invita ad amare e celebrare il nostro essere insieme, ma anche a riconoscere il nostro essere un insieme. E poi perché il suo lavoro e la sua umanità dimostrano che l'insieme può davvero essere più della somma delle parti. E anche perché a tutte le sue parti, ovvero a tutti i suoi personaggi, porta non solo un grande talento e una profondità ricchissima, ma qualcos'altro che si aggiunge e che di volta in volta ci regala con onestà e generosità. La sua sensibilità verso le discriminazioni, i bullismi, le violenze di genere, e insieme il coraggio di raccontarli con forza ed eleganza. Ladies and gentlemen, ormai avrete capito, è chiaro, che Paola Cortellesi è la nostra... Grazie per questo premio, sono felicissima di averlo ricevuto, grazie soprattutto per la motivazione che avete scritto, delle parole molto lusinghiere, ma direi esagerate. Mi avete sopravvalutato, non ve ne siete accorti, ma questo è il fatto positivo, il fatto che non ve ne siete accorti, perché ormai l'avete scritto, quindi tutto resta, questo resta, e io mi acchiappo tutto e me lo metto nel taschino, dunque anche nei momenti di solitudine, cosa, leggerò questa motivazione e starò meglio, quindi voglio ringraziare di cuore il Festival Mix Milano, soprattutto per il lavoro eccezionale che sta facendo in questi anni sul cinema gay, lesbico e queer culture, e vi saluto. Vi abbraccio e love together. Ciao. E ringraziamo purtroppo la professoressa Cena per i impegni lavorativi, però vi mandiamo un grande applauso. Ma voi arrivati da difficile. Stavate ancora cercando di capire, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Io allora vi saluto. No, aspetta, io faccio un fuori programma, perché dobbiamo ringraziare Paolo Camilli per essere qui, tutti gli artisti che vengono al Mix sono pro bono, Paolo è venuto da Roma, è stato il primo a dire sì con entusiasmo, un grandissimo applauso. Grazie.
subito per qualche altro ringraziamento, in particolare grazie a Coca-Cola e a Fondazione The Bridge. In sala c'è anche Rosaria Iardino, che salutiamo e ringraziamo. E poi ringraziamo anche i nostri media partner dei Culturi del Cielo e Sky Arte. Applauso. Un altro messaggio importante, voglio ricordarvi che sabato 10 ottobre gli amici di Sentinelli di Milano organizzano una manifestazione in piazza della Scala contro l'omolesbo-bitransfobia e misoginia e a favore dell'approvazione della proposta di legge Zan. Quindi è un'occasione per testimoniare il nostro orgoglio e la nostra lotta. Quindi appuntatevelo. Ci siamo quasi, ora prima di passare alla presentazione del film di apertura della 34esima edizione del Mix di Milano, voglio ricordarvi che potete consultare tutto il programma e prenotare tramite il sito festivalmixmilano.com e tramite l'app Mix Milano. In più potrete, oltre alle giurie più istituzionali, ci siete anche voi. Quindi sempre tramite l'app potete votare il film che vi piace di più e quello che riceverà più voti sarà il vincitore del premio del pubblico. Io credo ormai di aver detto tutto, sì, ho detto tutto, quindi io vi ringrazio, per me stasera è stata un'emozione essere qui. Il testimone al responsabile della programmazione del Mix Milano, Raffaele Maniglia. Ciao a tutti, grazie. Grazie Paolo. Buonasera, grazie della presenza vostra qua stasera. È arrivato il momento di presentare il film di apertura del Festival Mix Milano, 34esima edizione del Festival Mix Milano, And Then We Danced, di Levan Akin, un film georgiano. Prima del film ci sarà un breve videomessaggio da un militante, nonché organizzatore del Pride di Tbilisi, Gheorghi, per introdurre il film. Grazie mille, buon mix e ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie.